Scusate, trovate nel mio canale, bentornati signori nel nono episodio di Assassin's Creed Origins. Oggi, raga, andiamo ad uccidere quel bastardone, il coccodrillo, ragazzi. Poi forse c'è Tolomeo, però vediamo, raga, perché sinceramente guardando la mappa mi mancano veramente ancora tante cose. Cioè qua 36-40 il livello e sinceramente io essendo al 27 la vedo dura riuscire ad affrontare un lavoro del genere, quindi secondo me ci manca ancora parecchio. Non prima della fine del gioco, ma prima della fine del gioco, ecco. Allora, io prima mi sono andato fino a qua, mi sono messo il viaggio rapido, in modo tale che poi dopo, quando andrò a registrare, appunto, mi andavo direttamente là. Secondo me, ragazzi, qua ci sarà l'arena dei gladiatori. Io l'ho provata già a Los Angeles, questa modalità. È una modalità che poi si sbloccherà, se non l'hanno tolta, a fine del gioco, comunque qua, come... una volta sbloccata nella storia, ci saranno dei ranghi multiplayer, eccetera. Sarà veramente figo, secondo me. E non sarà neanche semplice. Io mi ricordo che morivo sempre lasciandolo one shot. Era una cosa incredibile. Però speriamo che siamo abbastanza migliorati, quindi... Però stiamo già mettendo le mani avanti, ragazzi. Magari non è questo. Invito a lasciare un mi piace e un commento, ragazzi. Oggi alle 18, un nuovo episodio. Mi raccomando, signori. È uscito adesso l'episodio 5, mi sembra. Sì. No, che cazzo dico? È uscito adesso l'episodio 6. No! È come di consueto fare. Io mi lancio. Oasi del Fayum. Nuova regione scoperta. Raggiungi l'arena di Crocodilopoli. Cazzo, è proprio un'arena, ragazzi. Sì, mi sa proprio di sì. Devo tirar fuori il coccodrillo. Oh, c'è il Filakes, raga. Occhio, Quello là, secondo me, ragazzi, è anche a livello abbastanza... Sì, infatti, no. Ragazzi, fermi, perché quello là è scomodo, C'è il teschio sopra, questo vuol dire che proprio non posso neanche affrontare con un colpo misciotta. Cosa sai dirmi degli uomini che lottano qui? Uomini? Ma quali uomini? Sono dei. Non hai mai visto guerrieri tanto feroci? Possono spezzarti in due con una sola mano. C'è qualcuno coi capelli rossi? Per gli dei, non hai mai sentito parlare dei fratelli venuti dalla Gallia? Non senti il loro sguardo? Le loro statue sono proprio qui. Ma è... Boh. Cioè, che sguardo avrei sentire, scusate? Iridovice. Fedele servitore della morte. La sua falce miete tutti gli indegni. Signore. Ma questo cosa ha fatto? Cioè, se me lo dava giallo. Qua. Sei tu il padrone? Sì, sono il padrone. Felice Marziale. Tu chi sei? Un altro attaccabrighe sconosciuto in cerca di fama. Voglio solo entrare nell'arena. Mi hanno detto che hai un lottatore interessante. Capelli rossi. Parli dei fratelli gallici. Hai ragione, ma voglio essere molto chiaro con te, forestiero. Non te lo puoi permettere. Ora vattene, prima di spaventare i clienti. Signore, ha un simbolo dei Magi. Un me cosa? Non importa. Sai combattere? Il fisico ce l'hai. Sembri un cane rabbioso. No. Che cazzo no. Ti sputi? Basta con gli egiziani. Ho già una cacciatrice di Siwa che vale il doppio di te. La puoi trovare vicino all'obelisco est, se hai voglia di fartele dare di santa ragione. Ma l'unico modo è la mia per ragazza? Entrare nell'arena è farsi raccomandare da un gladiatore. Dunque, I fratelli gallici sono coinvolti nella morte di Shadia. Ma perché stanno servendo il coccodrillo? Devo entrare e scoprire di più. Shadia, ragazzi, la bambina morta nello scorso episodio. Una gladiatrice di Siwa all'obelisco est. Chissà se la conosco. Siwa non è così grande. Devo incontrarla. Raga, secondo me qua avremo una bella sorpresa. Come la sensazione che è la mia ragazza. Però lei aveva detto che dava fuoco al mare. E in teoria dovrebbe essere... Verranno spostati nelle aree adesso. Un momento. Ma quella... Non è la nostra ragazza, infatti. Bayek? Ah,
Amico mio! Fratello! Oh! Ma che bello rivederti! Che cosa ci fai nel Fayum? Ho sentito che è un buon posto per vivere. Ma non mi aspettavo di trovarti qui, Kensa. Che posso dire? È il richiamo dell'arena! Riesci a crederci? Sono una gladiatrice ora. Forza, dai, vieni, parliamo. E beviamo. Hai capito questa, regà? Credimi, Bayek, sto per realizzare il mio sogno. Se solo avessi una possibilità, potrei diventare campionessa. Pensa, soldi, fama, lusso. Che altro può volere una donna? Eh? Per questo sono venuto nel Fayum. Per farmi una nuova vita e dimenticare il passato. Ma purtroppo non mi hanno fatto entrare nell'arena. Finalmente hai rinunciato a rimettere a posto il mondo, eh? Bene, era un sogno impossibile. Felice si fida poco degli stranieri. Ma tranquillo, con il mio aiuto presto lotteremo fianco a fianco. Ma prima beviamo! E domattina andremo all'arena per fare le dovute presentazioni. È bello rivedere un vecchio amico. Entra nell'arena di Crocodopoli quando sei pronto. Io sono sempre pronto, ragazzi. Siete fuori. Voglio quest'uomo come compagno. Si dà il caso che l'Iberico sia stato sbranato dai leoni ieri. Ho un posto libero. E se Kensa garantisce per te? Vi servirà un nome per lottare in coppia, però. Che ne dite di guerrieri di Siwa? Io credo che guardiani di Siwa sia più adatto. Può andar bene per l'arena? Ho sentito di peggio. Entrate. Questi sono gli scarti di cui Felice intende liberarsi. Li faremo a brandelli, fratello mio! Ti taglierò le palle e poi te le farò mangiare. L'unico ostacolo alla gloria, i fratelli gallici. Sì, so bene chi sono. Parla con Felice per iniziare l'incontro, per forza. Questo che è? Questo è il nuovo eroe di Siwa. Okay. Non vedo l'ora di umiliarti. Devo affrontare tutti questi, raga. Prima di arrivare ai fratelli gallici. Siamo pronti? Sicuro? Tutti si sentono pronti finché non vedono scorrere il proprio sangue. Ti farò iniziare con dei principianti. Se sopravvivi, penserò ad altro. Due guerrieri contro tutti. Il pubblico ama gli scontri impari. Cerca di non deludere loro, né me. Stai tranquillo, Felicio. Entriamo nell'arena, ragazzi. Wow. Urlano contro di noi o contro di loro? Ok. Vogliono vedere il sangue. Qui non si scherza affatto. Non frenare la tua spada, amico. Prima andato. Perché loro non lo faranno. Tutti qui sono pronti a morire. Abbiamo le loro armi, non abbiamo le armi. Le vedi le loro facce? Mi adorano, Bayek. Gli uomini, le donne. Ho tutto quello che posso desiderare. Forti di quanto sembri. Me li metto gli scontri, raga. Non mi sembra il caso di toglierli, ecco. Incastrato. Aia. A me preoccupano questi qua con le lance. Infatti. Vabbè, allora questo devo ucciderlo così. Bastardone. Però lei qua non è che stia facendo molto, eh. E muori. Bam. Sbam. Mamma mia.
vittoria dei guardiani di Siwa! I nuovi eroi di questa re! Chi mai potrà riuscire a fermarli? Mettere insieme voi due incapaci è stata una grande idea. La folla vi adora. Visto? Siamo destinati alla gloria, Felice! Secondo me è lui il coccodrillo, raga. Gloria? Oh, 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 piano, piano, principessa. Hai ancora molta strada da fare. È un buon inizio, ma non siete degni. Non vi darò ai fratelli gallici solo perché avete massacrato qualche principiante. In realtà, però, un pensierino ce lo farei. Proprio non le sopporto più le tue lagne. Che dobbiamo fare per affrontarli? Oh, dei, ti ci metti anche tu. Intanto pensa alla prossima sfida. Mamma, questo, il disturbo, che palle. Aggiungerò i leoni questa volta. Non mangiano da giorni, voi sarete la loro cena. Venite quando siete pronti. Mamma mia, raga, però cioè, non è... Finalmente ci siamo, amico mio. Dopo tanto tempo, forse avrò Non potrei chiedere di meglio. Cosa... Per arrivare al coccodrillo devo battere i fratelli gallici. Ok, Felice, andiamo contro quest'altro step qua. Ho sentito che alcuni gladiatori... Incarichi particolari. Male. E anche se fosse vero, dovresti fare... Il tuo lavoro, idiota arrogante, è combattere. Tutto qua. Signori miei, secondo scontro, ci sono i leoni questa volta. Quindi non è il massimo. E non mangiano da giorni. Quanto spesso affronti i leoni? Solo quando Felice ne ha qualcuno. Sono molto più costosi degli uomini che vengono a farsi picchiare. Non è molto onorevole uccidere gli animali. Neanche essere mangiati, Bayek. E poi è in gabbia. Andrà tutto bene finché resta lì dentro. Adesso contro questa la uso la mossa speciale perché va a fanculo. È un ultimo andato. Il Mejai e la schiava sono inarrestabili. Più feroci delle bestie selvagge. Oh, cosa c'avete gli archi adesso? Oh, oh, c'è il ciccione, raga. Ah, ciccio, sono qua. Cretino. È l'ultimo. Signori, c'è Spack. Leoncini? No, niente, leone non me li ha dati, raga. Pensavo di sì. I guardiani di Siwa trionfano ancora una volta! Saranno i fratelli gallici i prossimi? Raga, Kensa non si sa dov'è. Ora c'abbiamo i fratelli gallici. Ecco, sono da solo contro loro due, mi sa. Il Mejai se la cava anche da solo! Che grande fenomeno! Oh oh! No, queste mani non piacciono, raga. Quelli secondo me mi conviene buttarlo giù, raga, ma... Così. Merda. Alzati! Vai, bam! Morto. Così. Che inforcata. Ok, anche questi sono andati. Modo molto semplice. Allora... Scusa se ti ho lasciato da solo, ma te la sei cavata, no? Felice ti ha dato un incarico. Per conto di chi? Ti svelerò tutto a tempo debito, fratello.
Sappi solo che il nostro futuro non è mai stato così luminoso. Bayek. Questo è il momento che aspettavo. L'occasione di essere proclamati campioni. Felice aspetta! Ecco qui gli sfidanti per la corona! I guardiani di Siwa! Indomiti! Invincibili! Loro sono i fratelli gallici! Mamma mia! Ragazzi, ho un po' paura, vi dico la verità. Non li tolgo pochissimo, raga. Oh oh. Loro mi tolgono tantissimo. Bam. Viridovic, come cazzo si chiami? Sei già a metà vita, zì. L'altro ce l'ha ancora tutta praticamente. Sei lento, zì. Vieni qua, dai, su. Perché scappi? Vuoi stare lì? Ma è un po' handicappato. E la mia amica è morta. E uno è andato. Ah, si è incazzato, raga, occhio. La mossa speciale non funziona con questo. Siamo attenti, raga. Ma non posso recuperare l'altra vita. Vai. No, me l'ha schivata? Io sto stronzo. Raga, muoio con questo fisso. Vai. Vai che non si spara. Boom. Morto. Ma non dovevi ucciderli, sti cazzi. Il coccodrillo. I fratelli gallici sono stati sconfitti. Avete ucciso Shadia! Meritate la morte! La ragazzina al faro! Lo giuro, noi non c'entriamo!
Abbiamo compiuto azioni orribili, è vero, ma non abbiamo ucciso quella bambina. Gloria ai nuovi campioni, i guardiani di Siwa. I soldati l'hanno presa e portata da Berenice, dal coccodrillo. È lei che l'ha affogata. Ha preso il suo libro, ha ordinato di legarle un sasso ai piedi e poi l'ha spinta in acqua. Non potevamo salvarla. Per questo sei venuto da me, non è così? Per scoprire il colpevole, questo coccodrillo. Bayek, perché non me ne hai parlato, eh? Ti avrei aiutato. Sei una mercenaria proprio come loro. Io non potevo rischiare. Quale destino? Attendi gli sconfitti. No. Forse la vita? Bayek. O la morte? Tu lo sai bene che io... Morte! Bayek, tu lo sai! Parla con Oterpes. Oterpes. Oh, è stavecchiaccio, coccodrillo, mi sono sbagliato. Quindi è Berenice. È lei il coccodrillo. È lei che ha ucciso Shadia. Che ha portato dolore a così tanta gente. Si definisce sostenitrice della prosperità e della cultura del Fayum. La sua influenza attraversa tutta la regione. La sua ricchezza è nella sua villa a nord della città. Kerke Sucha, il granaio più grande d'Egitto. Ha organizzato un simposio con persone influenti del Fayum. Ogni sera si ritira nella sua villa, dove conquista i loro favori con denaro e lusinghe. Allora andrò a cercarla lì. Grazie di tutto, amico mio. Che cosa farai ora? Farò il ritorno alla villa di famiglia. Bisogno di bere. Kenut e io saremo in lutto per molto. Addio, Bayek. Quando avrai finito il tuo compito, torna pure a trovarci se vuoi. Trova Berenice, il coccodrillo, e assassinala. Di notte resta nella sua villa. Vive a Kerkeshua. Dobbiamo aspettare la notte, perché sarà nella sua bella villa. Io voglio andare a vedere meglio sta Berenice qua, se è veramente lei. Oppure è meglio aspettare notte e magari andare ad assassinare. Eccola lì. Gira tutta sola? Non credo, raga. Sicuramente accompagnata da qualcuno. Raga, l'avevo già uccisa, ma è una maniera veramente molto brutta. Allora, vediamo un attimo dov'è. Con chi è soprattutto? Perché, ragazzi, io lo so già. Ma guardate chi c'è al suo fianco. La nostra amica. Ma sapete cosa vi dico? Io adesso rimango qua e aspetto notte. E vediamo se rimane un po' più semplice la cosa. Ma è anche più figo, secondo me. Non è più qua, ma è nella sua villa. Il nuovo incarico è di tuo gradimento, campionessa? Sì, mia signora. Non avrei potuto desiderare. Avete visto chi c'è? È il suo comandante, la nostra amica. Oh oh. Ma mi sa che mi hanno visto, raga. Trova felicemente spazio il meglio della cultura greca. Tutto grazie alla nostra onorevole signora. Cosa sta succedendo? Traiamo tutti beneficio dalla sua eleganza, dalla sua educazione. Perché sta correndo così? Raga, è impazzita. Moria spalaschevasma da tu da vesti. Boh, io la seguo, vediamo dove va. Il Fayum trova felicemente spazio il meglio della cultura greca. Tutto grazie alla nostra onorevole signora. Traiamo tutti beneficio dalla sua eleganza, dalla sua educazione. Dove sta andando, raga? Cultura per tutti. Ah, secondo me è quella lì che è la sua. Cioè, what? Io la seguo, ragazzi, voglio proprio vedere dove va. Vedrai che non ti mancherà nulla finché sarai al mio fianco. Finché mi resterai leale. E finché non mi deluderai. Sì, okay. Signora. Ma non mi vedono. Era questo il tuo grande sogno? Essere schiava di una nemica dell'Egitto? Boh. Bah, il coccodrillo è morto. Ora dobbiamo pensare a lei. Sapevo che saresti venuto qui. Forse è il mio destino morire per mano tua. Non voglio ucciderti, Kensa. Ma guarda chi stai servendo. Che altro potevo fare? Stai morendo.
Botto. Sei scarsa, zia. Ovviamente, il tempismo. Kensa, mi dispiace. Mi dispiace che sia finita così, amica mia. Ti auguro di trovare pace tra le braccia di Matt. Shadia! Uccisa da uno di voi. Shadia! Chi? Shadia! Era la ragazzina che hai affogato! Tutti quelli come te non vedono la grandezza che attende l'Egitto. È questo che dici a te stessa. Non ricordi coloro che hai ucciso? Lei era la figlia di Kenut e Hotefres. Kenut era una testarda. Quel libro sarebbe stata la fine delle nostre speranze. Hai distrutto una famiglia. Ho fatto ciò che dovevo. Distruggerò tutto quello che rappresenti, Berenice! E distruggerò tutti quelli come te! Ma adesso, quello che conta è la morte di Shadia. E l'ultima parola che sentirai sarà il suo nome, Shadia! Mamma mia, raga, è incazzatissimo. Eppure... Chissà come stanno Hotefres e Kenut. Coccodrillo è andato, raga. Sveglia! Svegliati! Leila, ora! Devi aiutarmi! C'è un furgone all'ingresso! Oddio! Furgone? Aya, cosa stai cercando? Lascia perdere Aya! L'abstergo è qui! Devono averci scoperti! Oh, cazzo! Cazzo! Di! Merda! Sono anche qui! Lei l'ascolta! Ti conosco! So che troverai un modo per uscirne! Mamma mia, ragazzi! C'è della gente qui! ci attenderà il prossimo episodio. Un episodio molto 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 interesting, raga. Vi saluto e vi ringrazio. Qui da Gabo di Square è tutto. Se vi piace un commento, alla prossima.